Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questa parte extra di post-game stiamo riaffrontando tutti i capipalestra che infatti vedete qui raccolti in questa casa enorme. Allora, nella scorsa parte abbiamo affrontato i capipalestra tipo normale, coleottero, roccia e acqua che vedete lì sopra. Ora tocca continuare. Allora, lì sotto avremo i capipalestra di tipo spettro forse? Penso siano quelli tipo spettro, in ogni caso metteremo Greninja davanti. Salve Fanny. E manda in campo Gengar. Bene, noi andremo di Dark Pulse. E Greninja si evolve in forma Ash. Poi Miss Majus. Ancora Dark Pulse. Ah, disabilitato, mannaggia. Extrasensory allora. Perfetto. E ok, non ha più disabilitato Dark Pulse, perfetto. Così possiamo colpire Drifblim e mandarlo a casa. Ecco qua. Perfetto, è la prima andata. Ora affrontiamo anche il buon Morty qui. Anche lui ha tre Pokémon e parte con Gastly. Andiamo di Dark Pulse. Eccoci qui. Poi Gengar. Non hanno avuto molta fantasia nel fare le squadre dei capi palestra di tipo spettro, eh? C'è anche da dire che il tipo spettro più iconico è proprio Gengar. Però insomma, potevano impegnarsi un po' di più. Ecco fatto, Greninja livello 69, olè, e andiamo a curarci. Poi andiamo ad affrontare anche i capi palestra di tipo elettro, quindi andremo con Donphan. Ecco qui. Salve, Watson. Che manda in campo Magnemite. Andiamo di Earthquake. E questo ha vigore. Mannaggia loro con vigore. Poison Jab. Ah no, è vero che non è effetto, sono stupido. Andiamo di Rock Slide. Non volevo sprecare un altro terremoto solamente per quello. Poi Magneton. Andiamo di terremoto. E Manectric. Lo farà Mega Evolvere? Non credo. Infatti. Però ci fa tentennare. Ora non più. Addio Manectric. E Voltorb. Perfetto. E il primo dei capi palestra di tipo elettro l'abbiamo tirato giù. Curiamoci velocemente. Ecco qui. Poi andiamo da Corrado. No, 5 Pokémon, vai. Stavo per dire 6 Pokémon. Vai, Earthquake. Addio Raichu. E Donphan a livello 68, poi Electivire. Aia, ci scotta. Ah no, è vero, Tono Pugno no. Fuoco Pugno no, volevo dire. Non è Rogo Denti. Poi Jolteon. Dai, fammi attaccare per primo Jolteon, che è sempre una goduria. No, peccato. Donphan comunque un carro armato, eh. Cioè, è bello che lo stanno attaccando tutti con una roba speciale, ma comunque resiste. Ah, peccato, non è effetto, perché è elettrovolante lui, credo. E allora Rock Slide. Però niente, il nostro Donphan ci saluta. Allora manderemo in campo Greninja. Sì, so che sembra un azzardo, ma potrebbe essere la scelta giusta. Ice Beam. Peccato, speravo di one-shottarlo, ma lui non usa un attacco di tipo elettro, non si sa bene per quale motivo. Anzi, usa un attacco di tipo spettro che è poco efficace. Ed ora Luxray. Lasciamo in campo Greninja e proviamo a travolgerlo con Surf.
E infatti non riesce a resistere a questa ondata suprema. E abbiamo battuto anche Corrado, che non ha niente da dire. Perfetto. Infine, riportiamo la sfida al buon LT Surge, ovviamente con Pikachu. Chi se no? Eccolo qua, Pikachu contro Raichu. E andiamo di Brick Break. Ha provato a paralizzarmi con statico, ma non va bene. Anch'io, uguale. Cioè, non è che non va bene, è che non è effetto proprio. Brick Break. Ok, Pikachu è riuscito di nuovo a battere la sua nemesi. Il buon Raichu. Di Surge. Ok, ora possiamo quindi continuare con... Qui abbiamo 4 capi palestra. Allora, iniziamo a fare queste allora, prima. Salve, Cress. Così ci leviamo anche questi che stanno qui. Ok, allora, Thunder Punch. Perfetto. Poi, tu non mi ricordo che Pokémon usi, Marlon. Non mi ricordo nemmeno che capo palestra tu sia, sinceramente. Ok, però usa Pokémon di tipo acqua, a quanto pare. Quindi andiamo comunque con Pikachu. Poi Mantine, ok, cambiamo, andiamo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. È vero che lui è anche tipo volante, giusto? Perfetto, ed infine Jellicent. Questo è di tipo spettro, quindi noi gli faremo comunque un danno super efficace. Ah no, super efficace, ok. Pensavo fosse anche di tipo spettro. Sick Battle, assolutamente. Andiamo a sfidare anche Elesa. E lei invece ha Pokémon di tipo elettro. Ok, andiamo di Break Break. Prendo anche un po' di contraccolpo. Perfetto. Emolga. Dov'è Donphan? È tutto tuo. Questo Emolga durante il nostro walkthrough ci aveva fatto penare un po'. Avevamo perso, se non sbaglio, contro di lei, che mi sembra si chiami Camellia. Dai. Ok, grazie. Non è ceduto all'amore Donphan. Dynamo, lasciamo Donphan. E andiamo di Earthquake. No, a levitazione, dai, che infame. E allora andiamo di Rock Slide. E complimenti, Dynamo, per la tua difesa. Perfetto, ed ora combattiamo contro Lem. Iniziamo con Heracross, che distruggerà il suo Bunnelby. E andiamo di Close Combat. Poi Luxray. Dov'è Donphan? È tutto tuo. Tra l'altro Lem l'abbiamo anche già risfidato, così come Brock e Misty, quando abbiamo sfidato, diciamo, gli amici e i rivali di Ash. In questi episodi extra. Però non fa mai male risfidarlo un'altra volta anche qui. Lasciamo in campo Donphan. E andiamo di Earthquake. Più veloce di Heliolisk, complimenti. Poi Magneton. Earthquake. Dannato vigore. Ok, ha messo Rain Dance. Beh, è una strategia che può fare, poi se non sbaglio con Rain Dance, tuono non fallisce mai, tipo. Tiriamo giù anche il suo Deden. Ed infine Magnemite. Vai, Earthquake. Perfetto, e abbiamo battuto anche Lem.
A questo punto abbiamo fatto anche quegli allenatori che erano lì un po' spaiati, probabilmente perché questi di acqua non c'entravano qui e questi di elettro non c'entravano qui, quindi li hanno messi proprio qui sotto. Ora iniziamo con questi qui sotto, quindi quelli di tipo lotta. Allora, Greninja e eventualmente Charizard. Eventualmente, eh. Vai, salve, Corrina. Perfetto. E abbiamo sconfitto di nuovo Roark. E andiamo di extrasenso. Super efficace e addio Mia Shao. Sì, sono più una formalità queste battaglie che una vera e propria sfida, eh. Al mio Pokémon ormai è a livello troppo alto. Però mi piace usare questi, quindi continuerò ad usare questi. Ed infine Lucario. Contro Lucario invece andremo di Surf. Perfetto, cioè il surf di Greninja è fortissimo, specialmente quando è nella forma Ash. Poi sfidiamo Brawly, che ha solo due Pokémon. Poveretto. Vai, surf. Eccoci qui. E Ariyama. Extra senso. Ah, resiste, complimenti Ariyama. E mi ha fatto pure un bel po' di danno. Perfetto. Poi curiamoci un secondo. Ecco fatto. E andiamo a sfidare anche Marzia qui. Che va con Meditite. E noi andiamo di surf. Si protegge, va bene. Che di nuovo diventa Greninja forma Ash, livello 70 per Greninja, fortissimo. Haze non mi interessa. Ma zero proprio, eh. Machoke. Andiamo di extrasenso. Ed infine Lucario, anche lei. Surf. Perfetto, abbiamo sconfitto di nuovo Marzia ed ora tocca a Chuck. Anche lui ha solamente due Pokémon. Andiamo di extrasenso. Sottomissione risponde con un bel danno al signor Poliwrath. Ma riusciamo comunque a portare a casa la vittoria, beh, anche perché siamo tipo 10 livelli sopra. Machoke. Extrasenso. E così facendo abbiamo concluso anche i capi palestra. Di tipo lotta. Ora tocca capo palestra di tipo erba, quindi manderò davanti. Di tipo erba, manderò davanti Eratos, sapete? E in caso Sceptile. Vai, iniziamo con Mon Amour. Ramos. Ecco, contro Jumpluff, insomma, Pin Missile non è che funzioni molto, però. Fa comunque il suo sporco danno, eh. Sunny Day, va bene. Dai, ha fallito? Boh, non è andato. Qui c'è stato un baghettino del gioco. Ok, Heracross sale a livello 71, poi Weeping Bell, lasciamo Heracross. E oltre a Mega Evolverlo, andremo di Pin Missile. Perfetto. Poi Gogoat, lasciamo Heracross. E di nuovo Missile Spillo. Poi Sunflora. Quanti Pokémon ha questo Amur? 6 Pokémon. Poi Exeggutor. Beh, lui si prende danno 4 per da Pin Missile, quindi poverino non può far nulla. Ed infine Vileplume. Ancora Missile Spillo.
Perfetto, Heracross troppo forte. Andiamo poi su Spighetto, che abbiamo già riaffrontato tra l'altro. Lui inizia con Pansage e noi andiamo di Missile Spin subito. Poi Stunfisk. Contro Stunfisk manderò Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Complimenti a Stunfisk per la sua difesa incredibile, che lo fa resistere ad un Leaf Blade di Sceptile. Ed infine Crustle. Leaf Blade. Azza, forte questo Crustle, eh. Facciamo Energy Ball. Ecco fatto. Andiamo ad agire sulla sua fragile difesa speciale. Una battaglia molto ben bilanciata, non sono d'accordo però, contento te. Ecco fatto, ed ora andiamo a sfidare Gardenia, dovrebbe essere lei Gardenia. Andiamo di Sceptile subito. Vai. Rimane campo Cherubi, e lei ha 6 Pokémon alla faccia. Vai, Excessor. Poi Cacnea. Excessor. Se sono tutti così sui suoi Pokémon facciamo veloce. Turtwig? Mi sa di sì. Anche perché lei si incontrava relativamente presto. Forse era la terza capopalestra. O la seconda. Della sua regione. Roserade. Excessor. Ed infine Bellsom. Vai, tac. Perfetto. Ed ora Vileplume. Lei continua con Verde Bufera, ma non c'è niente che possa fare. Tirato giù anche Vileplume. Impressionante. Assolutamente sì. Andiamo a curarci. E andiamo a sfidare Erika, l'ultima capopalestra di tipo erba. È la prima ad essere mai stata creata. Erika, con Weeping Bell, anche lei 6 Pokémon. Andiamo di Leaf Blade, che ha provato a paralizzarci, ma non ci è riuscita. Poi Tangela. Excessor. No! Non posso mega evolvermi. Mi ha tolto la pietra. Execute. Beh, non ce ne sarà nemmeno bisogno di mega evolversi comunque. Ah, tossina! Ok, mi ha voluto avvelenare. Anzi, iperavvelenare. Perfetto. Vai, cambia un Pokémon che il nostro ormai è iperavvelenato. E mandiamo in campo Donphan. Proviamo a fargli fare un po' di punti esperienza e andiamo di Earthquake. Minchia che danno. Manco super efficace era Victreebel. Ma davvero Donphan è più veloce di questi Pokémon? Abbiamo anche 20 livelli sopra, quindi ci sta. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Erika, quindi andiamo a curarci. Ecco qui. E a questo punto direi che anche questo episodio è finito. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Nel prossimo continueremo la nostra sfida a tutti i capi palestra. Quindi da Glacier Sphere è tutto. Al prossimo video.